Accolgo con gioia l'opportunità di porgere i miei più cordiali saluti e i migliori auguri al Presidente, al Primo Ministro e all'amato popolo del Bangladesh. Mentre la nazione celebra il centenario della nascita dello Sheikh Mohibur Rahman e il cinquantesimo anniversario dell'indipendenza del Bangladesh mi unisco a tutti voi nel ringraziare Dio per le numerose benedizioni accordate al vostro Paese in questi anni. Il Bangladesh Bengala Doro, Sonar Bangla, è un Paese di, razza, di rara bellezza naturale, è una nazione moderna che si sforza di tenere insieme l'unità della lingua e della cultura con il rispetto per le diverse tradizioni e comunità che abitano nel suo interno. Questa è una delle eredità che lo ceico Mohibur Rahman ha lasciato per tutti i bengalesi. Egli ha promosso una cultura dell'incontro e del dialogo, caratterizzata dalla saggezza e da una visione ampia. E lungimirante. Era convinto che solo in una società pluralistica e inclusiva, nella quale ogni persona può vivere in libertà, pace e sicurezza, solo sì è possibile costruire un mondo più giusto e più fraterno. Il Bangladesh è uno stato giovane. E ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei Papi, che fin dall'inizio hanno espresso solidarietà al suo popolo, hanno cercato di accompagnarlo nel superamento delle avversità iniziali e lo hanno sostenuto nel compito impegnativo di costruire e far crescere la nazione. Auspico che le buone relazioni tra la Santa Sede e il Bangladesh continuino a fiorire. Confido altresì che il clima sempre più favorevole di incontro e di dialogo interreligioso che ho potuto riscontrare durante la mia visita continuerà a permettere ai credenti di esprimere liberamente le loro convinzioni più profonde sul significato e sul fine della vita e contribuirà così a promuovere i valori spirituali che sono la base sicura per una società pacifica e giusta. Cari fratelli e sorelle, mentre ricordate il cinquantesimo anniversario della vostra indipendenza, rinnovo la mia ferma convinzione che il futuro della democrazia e la salute della vita politica del Bangladesh sono essenzialmente legati ai suoi ideali fondanti e al patrimonio di dialogo sincero e di rispetto nella legittima diversità che voi avete cercato di raggiungere in questi anni. Come amico del Bangladesh incoraggio ciascuno di voi, in particolare le giovani gener generazioni, a rinnovare lo sforzo di lavorare per la pace e la prosperità della nobile nazione che rappresentate. E chiedo a tutti voi di continuare nel vostro impegno di generosità e di sensibilizzazione umanitaria nei confronti dei rifugiati, dei più poveri, degli svantaggiati e di quanti non hanno voce. Con questi cordiali auguri invoco sul golden Bangladesh e su tutti i suoi cittadini abbondanti benedizioni divine.